Iniziamo a provare roba seria. Vediamo com'è sto Broly. Che già si dispera nella selezione. Ok. Oh, a me piace, raga, vi dico la verità, a me piace. Ok, c'è la forma. Allora, innanzitutto, Super Saiyan. Bella questa scena di lui che viene verso di te, poi esce dalla telecamera perché non si vede più. Bellissima. Meteorite gigante. Ma quanti danni fa? Ma quanti danni ha fatto? Esplosione gigante. Ma ragazzi, fa dei danni incredibili. Meteora esplosiva è l'evasiva. Ok, questa l'avevamo già vista nel trailer. Bomba obliterante. Così almeno, raga, vi faccio vedere il personaggio prima che qualcuno di voi spenda soldi inutilmente. Ammasso colossale. Può essere caricata? No, non può essere caricata. Carica gigante. Questa si carica. Carina. Ok. Può essere, sì, può essere caricata. Difatti questa cosa qui che ho fatto non era caricata e quindi non gli ho rotto la stamina. Mentre invece se la carico al massimo fa anche lo stamina break. Ci sta. Furia crescente. Ah no, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma che carica direttamente l'aura? Furia crescente, una carica dell'aura. Molto interessante. Ok, proviamo adesso Vegeta. Bellina però, eh. Ok, lui non ha trasformazioni, però questo ce lo andiamo a guardare un attimo, raga, perché questo è veramente carino, eh. Caruccio, eh. Vegeta Super Saiyan God è davvero caruccio, eh. Bellino, eh. Bellino. Allora, Super Cannone Galick. Fa tanti danni, ma meno di Broly. Scusate, questo ha sbagliato attacco. Lo guardiamo dopo. Volevo capire se il Super Cannone Galick si poteva caricare. Ok, avete visto adesso? Non l'ho caricato. Mentre se tengo premuto, parte anche l'animazione. Carina, carina, carina come cosa. Carinina, carina, ina. Furia finale. Ok, questa mossa sarà tipo strautilizzata. Fortissima. Vediamo se la posso caricare. No, non si può caricare. Non si può caricare questa. E al momento non posso dire 20 euro spesi bene. Onda esplosiva, vabbè. Evasiva classica. Puntura selvaggia. Non caricabile questa. Ma sicuramente una mossa molto forte e utilizzata. Vabbè, la carica normale. Pugno Big Bang. Non ho ben capito come funziona. Ok, raffica di palline e poi cazzottone, ok. Assalto esplosivo. Niente, ok, da vicino. Questa mossa è una mossa utilissima da fare dopo ovviamente che hai fatto uno stamina break, che non mi è riuscito. Eccolo. Ok. Secondo me quando gli fai questa mossa dopo lo stamina break lo rintroni di mazzate. Questa di Vegeta è God, sì, molto bella. Lui è bellino, eh. Lui è bellino. Vabbè, era bello anche senza essere ultra iper villain. Dunque. Laccio divino, mossa che oramai conosciamo benissimo. Vabbè, questa l'hanno presa dal rose classico e l'hanno messa a questo, quindi zero budget. Bomba laser divina. Questa è carina, però mi verrebbe da dire che
sorridi. La posso caricare questa? Non si può caricare. Credo non si possa caricare nemmeno. No, questa no. No, non si può caricare nemmeno questo. I moveset non li abbiamo visti, ma vabbè, mo li vediamo. Colpo di rottura. Vabbè. La lancia divina. Normalissima mossa. Lama scarlatta. Questa è forte perché forse la puoi spammare. Sì, questa è una specie del calcio, quello dell'aquila di... sempre di Videl, mi pare. Solo che questo mi sa che è più per... e non è tanto combabile. Raggio della morte. Bravo Mingo. Ok, quindi oltre ad essere una mossa per attaccare, è anche una mossa per contrattaccare. Mi piace, molto forte. Videl ha dei bei attacchi secondo me. Combinazione della giustizia. Sì, vabbè. Tipico attacco che per chi ha il personaggio basato sugli attacchi fisici farà il danno più incredibile. A fondo della giustizia. Aspetta. Questo è rotto, raga. Questo è rotto, secondo me. Aspetta, non so se poi sono tutti droppabili. Evasiva, ma anche che comunque ti colpisce. Carino. Cigno ardente. Caricabile. Può essere sparata da lontano? Vediamo un po'. Ok, è tipo la mossa di Ginyu. Tipo la sfera di Ginyu. Anche quella di Ginyu si utilizzava molto nel PvP. Non so, forse anche questa tornerà ad essere utilizzata. Non lo so. Non lo so. Combo del povero gabbiano. Broken. Posso combare qualche mossa? No. Colpo della rondine. Ah? Ah, devo premere due volte. Aspetta. Ok. Una volta. Ti avvicini. Boom. Ok, ho capito come funziona. Perché la puoi utilizzare per avvicinarti. Quando sei vicino quasi. Boom. Carina. Questa è molto carina come mossa, eh. Molto, molto caruccia. Ci manca l'ultimo personaggio. Vi devo dire che secondo me al momento Videl è quella che ha il moveset più interessante. Soprattutto per il PvP. Ok. C18. Doppio Kienzan. Basilare. Forse questo vabbè insegue normalmente. Proviamo. Però non si può provare se... Proiettile pendolo. Allora, questa potrebbe essere interessante. Fa tutto da sola. Proiettile rotante. Evasiva classica. Miraggio siderale. Carino. Carino. Ti arriva vicino e ti fa questa mossa che non è che tolga tantissimo. Questo Kienzan che vabbè. Colpo di precisione variabile. Questo mi sa che è caricabile. Sì, perché vedi, se lo premo una volta sola gli fa questo raggio da lontano. Ma se lo tengo premuto si avvicina e gli spara questo. Non è male. Bisogna capire quanto lontano posso essere. Io guardo, manco lo vedo. È la Madoi. È la Madoi. Danza letale. Classica. Classica, spammabile. Che tra l'altro troviamo anche su altri personaggi. Forse questa è più forte? No, forse è la stessa cosa proprio. E poi c'è la carica massima classica di C18. Queste sono le parallele del DLC.
le varie illustrazioni che possono essere acquistate, ammasso colossale, che è la mossa di Broly, come anche bomba obliterante, quindi le mosse di Broly si possono droppare, esplosione gigantesca sempre di Broly, colpo di precisione variabile, che è quello di C18, molto buono, anche miraggio siderale, quindi questa missione andrà spammata finché... Però aspetta, colpo di precisione variabile non è di tipologia fisico. Proiettile pendolo, immaginavo. Combo del gabbiano, che è quella di Videl, è fisica ma evitabile come mossa. A fondo della giustizia ci può stare. Qui non si droppa... Ah, gli abiti di Orange Piccolo li devi droppare, non si comprano. Anche gli abiti di Videl, vabbè, non mi interessa. Lama Scarlatta. Questa è sicuramente di Rosé, se non ricordo male, come lancia divina. Pugno Big Bang. Puntura selvaggia. Ok, bomba laser divina. Furia finale. Ok. Cosa è l'ultimo con i punti interrogativi? Che vuol dire? Finale supremo? Eccolo, chi sono? Trunks e Kaioshin del tempo. Ma sono loro il finale supremo? Non può essere così facile. Non ci credo che sia così facile, raga. Kaioshin del tempo, per cortesia, cucciola. Ma è imprigionato. È morto un'altra volta. Sì, a posto, morti tutti e due. GG. Boom. 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 Conclusione suprema. Ma allora mi sa che erano proprio loro. Sì, è finita. Grado S. Che ho droppato? Se ho droppato le illustrazioni. Va bene così. Va bene così. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.